quelli sono due primi premi, non ci siamo, siamo stati molto felici di avere questi doppi vincitori, insomma. Ed è Alessandro Fiorentino che ha scritto Le strade del cuore, è qui. Leggo la motivazione del premio per questo racconto: interpretazione e considerazioni a margine di un grande Vangelo. Così si potrebbe definire questo racconto, ma lo stile, i tempi della narrazione e la ricerca lessicale ne fanno un testo di grande interesse e di sottile fascino. L'autore ha saputo entrare nell'animo e nella mente della gente semplice e ha dato voce alla delusione, alla desolazione e alla paura seguita alla morte in croce di Gesù. Ha saputo trovare invece le parole per esprimere lo stupore e la gioia degli uomini di fronte alla scoperta della risurrezione attraverso la vicenda di due uomini del tempo nella regione di Gerusalemme, che adombra il cammino di fede di ogni uomo in ogni tempo. Il titolo è, dicevo, adesso un secondo che devo fare, La strada del cuore, e Alessandro ci legge una parte saliente. Dice, puoi scegliere quello che vuoi. Sì, sì. La storia la conoscete tutti quanti, quella dei due viandanti di Emmaus, no? Che è un pezzettino piccolino del Vangelo, ma che mi è sempre piaciuto perché mi ha fatto immaginare sempre un Gesù quasi divertito che prende in giro i due e dice: ma non vi accorgete chi sono io, cioè, mi avete davanti agli occhi, siete venuti per questo qui. Allora, leggo un pezzettino antecedente all'incontro. Aveva ragione, i romani sono persone spicce e non vanno molto per il sottile. Finché non li fastidisci ti lasciano fare. Ma se superi il limite, è già qualcosa se ti avvertono una volta prima di eliminarti del tutto. Ma chi poteva aver rubato un cadavere? Che cosa se ne sarebbero mai fatto? Negli ultimi anni Gerusalemme, anzi l'intera Palestina, si era riempita di profeti, messia, maestri e imbroglioni vari. Ma non bisognava essere degli inviati da Dio per capire che i tempi erano cambiati. Da quando Erode si era venduto ai romani, la nostra libertà è venuta sempre meno. E loro, da protettori, si sono trasformati pian piano in padroni. Padroni delle nostre terre, delle nostre città, delle nostre case, ma arrivare a prenderci anche i cadaveri mi sembrava davvero eccessivo. Dicono che il corpo l'abbiano rubato i suoi seguaci più stretti, Simone e Giovanni per primi. I romani stanno sulle loro, ma per ora i sacerdoti continuano a sollecitarli. Dicono che il furto del corpo serve a far credere a tutti che sia risorto. Lo sai cosa vuol dire, no? E come se lo sapevo. Gesù risorto avrebbe rappresentato un grosso calcio nel sedere ai sacerdoti. Tutti si sarebbero riversati nelle strade accusandoli di aver tramato per uccidere niente meno che il figlio di Dio. Una rivoluzione totale. E Pilato, la parola rivoluzione, non vuole neanche sentire a nominare. Mi soffermai un attimo sulle sue parole. E da un lato non aveva tutti i torti. Gerusalemme era diventata una polveriera e solo pronunciare il nome di Gesù avrebbe voluto dire guai. Che fossero i romani o i sacerdoti a sentirla. Bisognava andarsene subito e per un po' cercare di dimenticare tutte quelle idee e quelle parole che in tutti quegli anni ci avevano fatto compagnia. Sì, forse era meglio dimenticare. Biscotti, forse anche un po' di